Buonasera, Monsignor Bettazzi. Buonasera. O meglio, per gli amici di Pax Don Luigi. Tra pochi giorni parte la route di Pax Christi, che parte da Montesole e finisce a Barbiana, che ha come tema quest'anno lavoro, Costituzione e diritti. Vuoi mandare un messaggio ai partecipanti? Volentieri, anche perché sono già diversi anni che partecipo anch'io, almeno alla sua conclusione. Quest'anno per motivi di salute non posso partecipare. Un grande augurio, perché ritengo sia davvero un'iniziativa molto importante, non soltanto per coloro che vi partecipano, ma che sono così sollecitati ad approfondire dei temi importanti, ecco, siamo sempre portati, sollecitati a interessarci di cose immediate e superficiali e guardare i grandi temi che sono quelli che orientano la vita personale, la vita sociale è importante, non soltanto per coloro che partecipano, ma anche proprio per lo stile di questa marcia che passa attraverso diversi paesi e sollecita allora anche l'attenzione, l'interesse delle persone che sono stimolate, ecco, di fronte a questi giovani di tutte le età, ecco, che marciano, a chiedersi perché lo fanno e quindi a orientare anche loro la loro attenzione su questi grandi problemi. E credo che sia davvero un'iniziativa molto bella, tra l'altro risponde allo stile tradizionale di Pax Christi, che è quello delle route, cioè di queste marce per diversi giorni passando diversi paesi, e questo fin dall'inizio è stato proprio il compito e l'usanza di Pax Christi. Ecco, quest'anno appunto verrà trattato il tema lavoro e democrazia. A Ivrea, dove tu sei stato vescovo, c'è stata un'esperienza singolare, che è stata l'esperienza dell'Olivetti. Ecco, ci puoi dire qualche cosa, come l'hai vissuta e che segno ha lasciato, se ha lasciato nella comunità cristiana questa esperienza che da molti è ritenuta unica? Quando arrivai ad Ivrea nel 67, era già morto da alcuni anni Adriano Olivetti, ma c'era ancora modo di valutare questa grande iniziativa che aveva avuto, cioè di far diventare la fabbrica non soltanto la proprietà del padrone, ma farla sentire un po' la casa di tutta la famiglia operaia. Direi le sue come dire, anche ispirazioni religiose, la famiglia era ebrea, la madre valdese, poi è diventato cattolico, ecco, lo portava a cogliere nell'interno di queste religioni il valore della persona umana. E allora la fabbrica era non soltanto un luogo dove si seguiva la persona, lui stesso il padre l'aveva mandato a fare 6 mesi di fabbrica in mezzo agli operai. E allora, ecco, era un contatto personale che il padrone poi dopo aveva con le singole persone, e anche per curare non soltanto il momento del lavoro, ma per esempio la cultura, una grande biblioteca, c'erano centri di cultura, facevano anche teatri in giro in questi centri della comunità, come la chiamavano, e coinvolgeva tutta quanta la famiglia, l'asilo per i figli, le colonie estive. Direi davvero era un modo, ecco, per elevare il mondo del lavoro al mondo intero, ecco, della persona. Certamente quando è morto lui, un po' anche le difficoltà finanziarie che c'erano hanno portato pian piano a smobilitare, ecco, questa formazione, ecco. Ma è rimasto lo spirito, lo stile, tanto è vero che alcune iniziative minori sorte lui sono state improntate un po' da questo spirito, che era lo spirito di un capitalismo umano, ecco, che sapeva unire, ecco, le esigenze della proprietà con la crescita personale. Ecco, la comunità cristiana come ha vissuto questa cosa? E è rimasto un segno degli atteggiamenti diversi, visto questa fabbrica, diciamo così, dal volto umano? Ma io dirò che forse l'eco che si aveva
nell'interno delle parrocchie, ma quando Adriano Olivetti non riuscì, voleva entrare come indipendente nella Democrazia Cristiana in Parlamento, non fu accettato e fece un movimento suo, quello della comunità, il vescovo di allora proibì di fargli azione contraria come avrebbe voluto il Partito della Democrazia Cristiana, proprio nel rispetto di questa impostazione così profonda, così umana che faceva. Ecco, è rimasta un po' l'ammirazione, anche se poi cambiate le situazioni politiche, forse anche le comunità cristiane che potevano aver goduto di questo non hanno avuto l'opportunità, ecco, di portare avanti un discorso di sollecitazione. C'è stato un po' le ACLI che hanno fatto qualche cosa, ma direi piano piano si è venuto perdendo l'ispirazione di Adriano Olivetti. Sempre proseguendo il tema del lavoro, oggi viviamo in un momento di una forte crisi economica che appunto coinvolge il mondo del lavoro e dove in questo ambiente soprattutto i diritti vengono messi in discussione o addirittura annullati in nome del profitto. Il tuo pensiero in materia? Sono stato richiesto di partecipare a una grande assemblea perché alcune imprese che si erano succedute anche nel territorio dell'Olivetti sono state maltrattate, hanno potuto giocare su di esse per l'interesse di persone fuggite addirittura all'estero senza che nessuno intervenisse. E allora mi veniva da chiedere, dico, ma abbiamo cambiato la Costituzione? E la Costituzione dice che l'Italia è una repubblica fondato sul lavoro, sembra che sia fondata sulle banche o addirittura sui furbetti, ecco, in questo caso. Io ho l'impressione che così, nella prospettiva, che è la prospettiva dell'Europa o del mondo, si è pensato prima di garantire attraverso di essi anche tutti quelli che si erano fidati, avevano dato le loro piccole o grandi risorse alle banche, più che garantire veramente il lavoro. Io credo si sarebbe dovuto partire, non so come, ma ecco, dei tecnici, come sono loro, avrebbero dovuto sapere improntare il rinnovamento partendo dalla garanzia del lavoro, non soltanto di quelli che ce l'hanno già, ma la garanzia del lavoro per tutti, in modo particolare per i giovani. Questo forse è la cosa che è mancata. Ecco, parlare appunto che sono mancate alcune attenzioni riguardo l'uomo e al lavoro, e pare che il lavoro per l'uomo sia una merce qualsiasi. Ecco, a parte alcuni interventi di Monsignor Brigantini, mi pare, a mio parere, che la grande assente in questo dibattito sia la dottrina sociale della Chiesa. È vero? Cosa ne pensi? Io penso che no, ecco, forse su un piano di prospettive, di impegno, io penso alle settimane sociali e a quelle collegate tra loro, sono già due volte che le fanno sul bene comune, ecco, che deve prevalere sul bene particolare. Quello che forse manca è poi l'applicazione, ecco, il discendere dei grandi principi per arrivare alle situazioni concrete, quotidiane. Queste fabbriche di cui parlavo avevano avuto anche la presenza del mio antecessore, del Monsignor Miglio, il Vescovo di Ivrea, ma così l'impressione che non si sappia dare forza, direi, a queste idee, che sono idee che esprimono veramente delle grandi prospettive, non si sa applicarle, forse sa il timore in questi casi di entrare troppo nella politica o nella politica di sembrare di sposare, ecco, troppo una parte contro l'altra. Io vedo anche nell'interno del governo Monti come si contrastano le due anime, ecco, forse la Chiesa per sé dovrebbe stare
dalla parte dei lavoratori, cominciare da quella, ecco, e forse ha paura di fare una scelta che venga giudicata come una scelta strettamente politica. Quindi si ferma solo i grandi enunciati? I grandi enunciati, e poi affida, forse anche nell'interno del governo, dicono che ci sono molti, ecco, che sono di ispirazione cattolica, forse dovrebbero riuscire al di dentro, ecco, del governo a far sentire più forte la loro voce. Però mi pare che anche nelle comunità cristiane il tema del lavoro, dei diritti, così sia nelle parrocchie, nei gruppi, un po' assente, o no? Forse è vero, perché noi siamo portati a curare quelli che già partecipano alle parrocchie, che è un mondo più anziano, un mondo più tranquillo da una certa parte, mentre il mondo dei lavoratori, il mondo dei giovani, essendo spesso assenti dalla vita della Chiesa, forse hanno meno forza per sollecitare interventi concreti, interventi diretti. Un'ultima domanda che si rallaccia un po' prima, ma è quella che un pochettino molti cristiani un po' si sono disorientati in questo momento, cioè la vicenda IOR, Vaticano, Bertone, che idea ti sei fatto? Perché dichiaro, almeno io da povero lettore, che sono attenti, insomma, alle cose della Chiesa, non sono riuscito a farmela, insomma. Ma credo che non sia fatto, ci sono sempre state delle tensioni, in modo particolare tutti si rendono conto che il segretario di Stato, il Cardinal Bertone, essendo stato scelto al di fuori, ecco, del mondo usuale, forse non gode di molta simpatia nell'interno del Vaticano, ecco, di molti forse del Vaticano, e questo fa emergere, cioè sottolineano forse i suoi limiti su un piano diplomatico, su un piano politico. Io credo che forse i mezzi di comunicazione hanno ingrandito forse anche il tema. Certo, la tensione c'è, io credo che questo qui il Papa ci stia molto pensando, tant'è vero che il Cardinale Bertone pochi giorni fa avrebbe detto, beh, se è per rendere più tranquilla la situazione e le donne di missione, il Papa avrebbe detto no, per ora resti lì, vuol dire che sta pensando, perché credo che si renda conto anche lui. Facciamo un sinodo in ottobre sulla nuova evangelizzazione, e io dico sempre che la nuova evangelizzazione, la prima cosa è la testimonianza di una Chiesa più semplice, più povera, più vicina alla gente. Voglio sperare che tra il Papa e il sinodo questo si possa realizzare. Un doveroso ringraziamento a Monsignor Bettazzi, che adesso andrà per un'operazione in ospedale, e credo che la Ruth e i partecipanti lo accompagneranno con una preghiera. Grazie.